Siamo in diretta dal teatro La Fenice di Arsoli per la seconda edizione del Release Party e siamo con Nomé e la sua band per una serata di concerto in questa suggestiva location. E chiediamo direttamente a lui, Nomé, che cosa vedrà, che cosa accadrà questa sera? Spero cose belle innanzitutto, è un live importante per me, farò tutto il repertorio insomma delle canzoni che ho scritto negli ultimi mesi e spero sarà una serata interessante sotto tanti punti di vista. Nomé è Sergio Gabriele Bruni. E perché Nomé? Come mai hai scelto questo nome con l'assonanza di No underscore Me? Ha una doppia valenza, diciamo. Sicuramente significa nome come nome, perché le mie canzoni al più si intitolano proprio con dei nomi propri di persone. Ma anche perché significa No Me, quindi non io. Perché nelle canzoni parlo di storie di persone che non sono io, anche se poi in quelle stesse storie mi ci ritrovo molto. E quindi questa serata sei emozionato visto che sei... Assolutamente. Quindi assolutamente. È dedicata ad Arsoli questa serata? Sì, è dedicata ad Arsoli, è dedicata a tutte le persone che ci hanno seguito fino adesso, a tutto quello che abbiamo fatto, è un po' una festa di ringraziamento agli altri e a noi, è una festa. È un po' una celebrazione della musica d'autore quella di questa sera, perché tutte le tue canzoni... Sono tutti inediti. Quindi tu mi dicevi che tutte le tue canzoni sono titolate da un nome... Sì, proprio di persona, Marta, Giulia... E Marta per esempio l'abbiamo già ascoltata, sì, è un bellissimo brano, il mese scorso. La farete anche ovviamente questa sera. Sì, assolutamente sì. E poi c'è la tua band, quindi a fianco la invito. E vediamo chi è questa band: Michele Ottaviani, Luca Di Paolo, Antonio Masci, siete bellissimi ragazzi. E vabbè, traspare un po' di emozione per questo appuntamento. E anche la band, insomma, in qualche maniera è una testimonianza su questa passione per la musica e questo vostro ruolo insieme a Nomé, insomma, come vivete questa serata in particolare nella Valle dell'Aniene? Beh, per noi è un giorno importante, cioè nel senso, noi sentiamo particolarmente questo live, diciamo, perché essendo comunque il live nostrano, organizzato da noi e tutto quanto, ci teniamo insomma che venga bene e dare il massimo per dare il miglior supporto possibile a questo ragazzo qua che tanta inventiva artistica. Sì. E che strumentazione usi tu? Strumentazione nel senso a livello di effetti, sì. Cose varie, ma io ho un amplificatore classico normale collegato a una pedaliera con riverberi, delay, distorsori, chi più ne ha più ne mette, insomma a seconda del pezzo varia la combinazione fra diversi. Luca Di Paolo invece? Io gioco in casa, quindi l'ansia c'è ma non tanta insomma. Vabbè, è anche un vantaggio stare in casa, sì. Ci hanno detto che c'è tutto il pienone questa sera. Sì, è tutto esaurito, bene, siamo contenti. Una bella soddisfazione. Sì, dietro le quinte Antonio Masci. Antonio Masci, gigante. Di cosa è appassionato? Batteria, che suono ormai da 12 anni, ho avuto la fortuna di poter incontrare questi tre baldigioni con cui poter suonare e che mi danno la possibilità appunto di poter suonare, perché il batterista da solo può far poco, quindi ha sempre bisogno di... L'unione di fa la forza. E quindi intorno a voi, oltre alla passione per la musica, c'è anche il valore dell'amicizia. Assolutamente, siamo una famiglia, viviamo tutti i giorni insieme praticamente ormai. Quindi Nomé è l'elemento centrale, poi c'è questa band, siete legati anche da tutte quelle che sono le emozioni. Sola, sì, e le vivremo e quindi aspettiamo... La diretta. Io vorrei ringraziare il fonico Federico Piacentini e il tecnico delle luci Fabio Romano Marianelli, che sono stati fondamentali. Va bene, quindi questa dedica ad Arsoli, attendiamo che inizi il concerto e poi domani pubblicheremo la recensione su questo evento. Grazie, grazie mille. E buona grazie fortuna mille. Ragazzi, in gamba. Grazie. Grazie. Nella penisola di Samana, se una balena si innamora, si mette a cantare una serenata che può durare anche un'ora. Finalmente ci sei tu, non mi fai affogare.
finalmente ci sei tu. Inizio a cantare. Lo so, non basterà solo una canzone. Per me è così difficile da spiegare. Ad ogni tuo sorriso fuori nasce un fiore che io raccoglierò